Ciao ragazze ed eccomi di nuovo qua e oggi parleremo del più odiato tra le donne, l'effetto Crespo. E tutto ciò che riguarda l'effetto Crespo, da dove viene, perché e come farlo sparire. Le cause dell'effetto Crespo sono tante e tra quelle più conosciute troviamo l'elettricità statica, che può avere un effetto negativo sui nostri capelli attraverso gli ioni mal bilanciati. I nostri capelli sono carichi di ioni negativi e positivi e questi devono essere ben bilanciati, altrimenti i capelli si ribellano. Chi lavora al computer per molto tempo è più predisposto a soffrire per gli effetti dell'elettricità statica. E se sei una ragazza vanitosa e ami gli accessori, attenzione! I metalli possono sprigionare sui tuoi capelli una gran carica negativa e lasciarli così. Un bel modo per scaricare tutta questa negatività è fare una bella passeggiata a piedi nudi. Ma non è solo questa la causa dell'effetto Crespo. Tra i più pericolosi stanno anche i trattamenti chimici, le fonti di calore con ferro, piastra e non solo, anche l'umidità o il tempo troppo secco può rovinare la nostra giornata. E se pensi che è finita, stai attenta. I capelli ricci, sottili e quelli bianchi sono i capelli più predisposti a soffrire con l'effetto Crespo. Povere ricce! Povere ricce! Povere ricce! E adesso, cosa faccio? Tranquilla! Io, Brigida Ferracini, ho fatto una lunga ricerca e ho messo insieme tutti i trucchetti più essenziali per sconfiggere la nuvola nera. E iniziamo dall'inizio. È essenziale evitare il shampoo con i solfati forti, perché questi sono molto aggressivi. Usare un balsamo con un pH sotto 4 ci aiuta a chiudere le squame. Questo può sembrare molto ovvio, però molte persone non lo fanno. Applicare il balsamo massaggiandolo bene per chiudere le squame. Anche il risciacquo acido aiuta a chiudere le squame, ma non più di una volta a settimana, perché il suo pH tra 2 e 3 può essere troppo aggressivo. Mantenere i ricci sempre ben nutriti e idratati. Come abbiamo visto, i capelli più secchi tendono ad avere più frizz. Scappare da prodotti che contengano alcol, soprattutto se questo si trova al primo posto. Evitare le fonti di calore. Piastra, phon, ferro. Ma se come me non potete fare a meno del phon, ricordatevi sempre: velocità bassa e temperatura media. Valido è anche il trucchetto di asciugare i capelli con il getto d'aria dall'alto verso il basso e alla fine calmare i ribelli con un getto di aria fredda. Ma prima del phon possiamo asciugare un po' i capelli, un asciugamano o cuffia in microfibra o anche una maglietta di cotone, perché questi materiali sono molto meno aggressivi ai nostri ricci che un asciugamano normale. E come ultimo trucchetto, utilizzare una cuffia nella doccia per il day after. Questo veramente mi salva la vita nel mio day after. E questi sono solo alcuni dei tanti trucchetti di cui possiamo munirci per bombardare l'effetto Crespo. E se volete sapere gli altri trucchetti per sconfiggere questo maledetto, fatemi sapere lasciando tanti like qua sotto e ditemi sui commenti cosa usate per sconfiggere l'effetto Crespo. Può essere una tecnica, un prodotto, un consiglio, qualsiasi cosa. Informazioni, taggate qui le vostre amiche che vanno in giro con la nuvoletta in testa. Un bacione e alla prossima!